La lista Fano Città Ideale della candidata sindaco Lucia Tarsi ha organizzato un altro incontro molto interessante nella sede della coalizione del centrodestra in piazza 20 Settembre a Fano. Oggi pomeriggio infatti si parlerà della ferrovia della Valmetauro, la Fano Urbino. Si parlerà di costi, di progetti e di opportunità che potrebbe creare questa infrastruttura. Si parlerà anche però della ferrovia della Valvenosta ed altre simili perché prese come esempio in quanto fortemente legate al futuro del loro territorio. Voi avete molte cose belle, molte più cose belle da vedere dalle vostre parti. Noi, lo dico sempre, abbiamo solo le mele e con le mele sono dei bellissimi alberi, hanno delle fioriture splendide, durano pochi giorni, ma poi tolto quello non è che abbiamo chissà che cosa di turistico da visitare. Ingegnere, il successo del caso Valvenosta era e resta il modello da seguire, emerso anche dalle insomma, relazioni quest'oggi. Che cosa è successo? Ci può raccontare brevemente il caso di questa ferrovia che ha trasportato milioni di viaggiatori? 3 milioni di viaggiatori l'anno facciamo oggi. È una ferrovia che nel 1991 l'FS ha deciso di dismettere. E nel 1998 la provincia ha acquisito come proprietà. Nella convenzione che è stata firmata a suo tempo con FS c'era una postilla di cui pochi conoscono i contenuti, sostanzialmente diceva: una ferrovia che deve rimanere ferrovia non si può dismettere e non può diventare una ciclabile. Questo ha dato l'impulso alla politica per decidere la riattivazione che è avvenuta nel 2005 con un forte investimento tecnologico e che oggi, dopo oltre 10 anni di servizio, porta in giro 3 milioni di viaggiatori l'anno. Ed è in corso la sua elettrificazione? Ultimamente abbiamo più che una decisione, è una necessità. Non siamo più in grado di fare un servizio soddisfacente, ovvero i treni sono troppo pieni, la gente quindi risponde positivamente alla riattivazione della linea ferroviaria e questo ci obbliga in qualche modo a pensare al sviluppo futuro della ferrovia e l'elettrificazione è l'unica possibilità oggi. E quanti abitanti conta la Vallata? La Vallata ha un bacino di utenza molto limitato, sono 40.000 abitanti e questi fanno oltre il 90% del traffico quotidiano. Poi abbiamo il periodo turistico, i turisti per l'appunto, ma rappresentano un numero limitato, diciamo globalmente meno dell'un terzo dei viaggiatori che fanno lo zoccolo duro di tutta la stagione. Insomma, c'è una mentalità molto aperta anche degli abitanti. È il mezzo di trasporto. È il mezzo è di il trasporto. È il principale anche per muoversi, sì. Insomma, casa, lavoro. È quello. È stata fatta una politica, dal mio punto di vista, molto intelligente, quella di rendere l'accessibilità anche economica al mezzo di trasporto e questa accessibilità ha dato una risposta incredibile da parte della popolazione. E secondo lei questo esempio potrebbe essere riportato anche a Fano? Assolutamente sì, avete anche un bacino di utenza che è completamente diverso, oltretutto avete anche le università, la Val Venosta è una valle di contadini, non è una valle di studenti, quindi non c'è... c'è maggior ragione. Direi proprio di sì. Nel 2000 la provincia ha deciso di programmare una possibile riattivazione e sono stati iniziati i primi studi e le prime progettazioni, dopodiché nel 2002 sono incominciati i primi lavori con interventi tutto sommato importanti, ma non così significativi da dire che hanno determinato un costo insostenibile da parte della provincia. E qua ho detto una piccola bugia, perché ho parlato di costi insostenibili da parte della provincia. In realtà la linea è stata riattivata grazie a un finanziamento di Cassa Depositi e Prestiti. Quindi la provincia non ha cacciato fuori i soldi, la provincia ha chiesto un prestito e progressivamente ha restituito questo prestito ad un tasso estremamente vantaggioso ed è il tasso che Cassa Depositi e Prestiti fa a chiunque chiede, enti pubblici, a me non lo darebbero mai un prestito. Elettrificazione, faccio un salto avanti per poi tornare indietro. Oggi stiamo progettando l'elettrificazione, sono 85 milioni di euro di investimenti. Noi li abbiamo 85 milioni di euro e sono pronto a dire a chiunque dica che la nostra è una provincia ricca. Sì, è una provincia ricca, ma gli investimenti si fanno chiedendo dei finanziamenti. Noi non ce la facciamo con un treno solo, dobbiamo attaccarne due ogni volta. Questi sono 7.500 posti a sedere al giorno. Noi abbiamo un dato medio di 5.000 viaggiatori al giorno, quindi vuol dire che tolto il treno delle 5, tolto il treno delle 11, i treni sono quasi sempre completamente pieni.
Che facciamo? In provincia abbiamo già acquistato dei treni elettrici perché la provincia, stando le nuove norme, sono le province che stabiliscono con Trenitalia e con RFI qual è il modello di trasporto ferroviario che deve essere mantenuto. E quindi per seguire questo principio, a suo tempo la provincia aveva comprato 8 treni elettrici a 6 casse. Vi do un'idea. Un treno diesel in doppia configurazione con un litro fa 1,5 km. Noi facciamo più di 600 km con ogni treno al giorno. Ok, facciamo 1,8 milioni di km treno. Significa 1,5 milioni di litri di gasolio l'anno. Quindi se pensiamo che elettrifichiamo è 1,5 milioni di litri di gasolio in meno che bruciamo ogni anno. E se l'energia non la produciamo dal carbone, forse qualche beneficio c'è. Beneficio? Sono soldi che risparmiamo. CO2 significa inquinamento, significano malattie, significa impegno sulla sanità. Ecco da dove arrivano i soldi. Gente che ha meno bisogno di cure mediche libera risorse economiche dalla sanità. Questo è anche un aspetto che noi non dobbiamo dimenticare. Dottore, lei è presidente dell'Associazione Ferrovia Valle del Metauro. Sì, innanzitutto, esatto. Con quale obiettivo è stato organizzato l'incontro? Dunque, questo incontro è stato organizzato grazie alle votazioni che quest'anno comunali, è stato organizzato per far capire alla popolazione l'importanza della ferrovia Fano-Urbino, non solo per Fano, ma per tutto il territorio, io oserei dire anche con interessi che sono addirittura regionali. Ecco, ripercorriamo un po' la storia. Sì. In che anno fu dismessa? Dunque, il 31 gennaio del 1987, le ultime corse. E fu chiusa perché ramo secco. Ma ramo secco, tutte le ferrovie sono rami secchi, perché vanno avanti grazie ai soldi dello Stato, oltre a quelli dei cittadini che pagano. E qual è il vostro progetto? Il nostro progetto è quello di riaprirla. Fin dall'inizio fu quello. Tramite diversi step di operativi, tra cui ci possono essere i ferrocicli, le ferrovie turistiche, però l'obiettivo importante è quello del trasporto pubblico locale. Beh, è vero che si stanno perdendo i finanziamenti stanziati dallo Stato per le ferrovie turistiche? Non è che si stanno perdendo, sono stati fatti. 235 milioni. Comunque una bella occasione. È una bella occasione, però siccome le ferrovie sono 18 e sono diventate 20 addirittura, bisogna che qualcuno si muove. Questo qualcuno è la regione, non possono essere i cittadini. Noi stimoliamo come cittadini a questa esigenza, a un certo punto, di un territorio che viene sempre più abbandonato. Ma quindi sostanzialmente c'è un rischio di poter perdere questa occasione? Se la regione non si muove, anzi come non sta facendo, questo proprio, non si muove, purtroppo ci sono altri che invece stanno correndo veramente, se mi consentite dirlo, come treni. Secondo lei può esserci poi una convivenza con la mobilità, insomma, ciclabile, con la pista ciclabile? Non c'è la convivenza, c'è la necessità di fare le cose insieme, come succede in tutte le altre ferrovie di una certa importanza, tipo la ferrovia Valvenosta, che da noi è stata presa ad esempio, come ferrovia sorella anche, dove le piste ciclabili funzionano talmente bene che a un certo punto adesso le biciclette non le prendono più su con i treni, ma le portano con i camion su. Ecco, si parla di un tratto di circa 48 chilometri. Sì. Credete di riuscire a andare incontro a tutte le esigenze ad oggi presenti? Parliamo di abitazioni, parliamo di campi agricoli. Allora, dunque, la ferrovia è il mezzo ecologico più importante che esista. Quindi non capisco perché si debba dire le case, eccetera. Oggigiorno ormai i treni sono talmente silenziosi, eccetera, che non danno nessun fastidio. Anzi, sono talmente fatti bene che portano la gente in maniera sempre più comoda e sicura soprattutto. Ma le abitazioni non tornerebbero a perdere, insomma, ad avere una svalutazione economica? Posso dire una cosa? Certo. È stato studiato che le abitazioni nel raggio di 500 metri dalle stazioni o dalle fermate raddoppiano il loro valore.
Ah, raddoppiano addirittura? Raddoppiano, questo dappertutto. Quale potrebbe essere all'incirca il costo complessivo? Il costo è stato determinato dal nostro studio, fatto in collaborazione con due grandi studi ferroviari, e a somma circa 87 milioni, che possono diventare anche 100, a seconda delle diverse necessità, miglioramenti che si vogliono fare. C'è da dire una cosa, più si spende e più soldi si ritrovano dopo, nel servizio e nel gradimento dell'utenza. Quindi a questo punto qual è il vostro appello nei confronti della Regione? L'appello alla Regione è che finalmente continui quel discorso che era stato iniziato nel 2005, quando andammo a Roma a salvare la ferrovia, e c'era la Regione, c'era la Provincia, c'erano i comuni di Urbino, di Fano, di Pesaro, e quindi di continuare quell'azione lì in cui il ministro Lunardi decise di fermare la dismissione che era stata chiesta allora e di continuare con un tavolo tecnico per poter realizzare questa grande operazione. Non è un sogno, questo è un'operazione. Lincoln affermò, e aveva ragione, e ha ragione: lasciamo sviluppare le ferrovie e vedrete che sorgeranno e si svilupperanno anche le città. Barilletti, quali sono le opportunità che si potrebbero creare con questa infrastruttura? Allora, diciamo, l'opportunità che si è creata per avere l'infrastruttura sono i 235 milioni che lo Stato ha stanziato, in parte già il precedente governo, in parte questo li ha implementati, e con questi 235 milioni 87 ne servono per rifare la ferrovia come era e funzionale in tutto e per tutto come era prima. E l'unico problema è che questi soldi sono a disposizione delle regioni che li chiedono. Per il momento soltanto la Regione Campania e la Regione Puglia li hanno richiesti. Per altre linee al nord stanno provvedendo direttamente le ferrovie. E le Marche, se non li chiedono, poi non possono dire non ci sono i soldi. Non ci sono perché non li hanno chiesti, i soldi ci sono. Pensate innanzitutto ad una ferrovia turistica? Per partire sì, ma una volta rimessi i binari, sui binari può passare di tutto. Possono passare treni turistici, magari nei momenti, che so, la domenica, quando non c'è traffico pendolare e c'è più attrattività turistica, e negli altri giorni i treni per i pendolari o i viaggiatori normali, insomma. Quali altri vantaggi ci potrebbero essere? Ad esempio posti di lavoro? Beh sì, certo. Facciamo l'esempio di una ferrovia che hanno ripristinato nel 2012, FS hanno deciso di dismetterla, la Sulmona-Carpinone, la Transiberiana d'Italia. Stanno sorgendo agriturismi, bed and breakfast, attività economiche su tutto l'asse, e tenete conto che lì si va nel deserto dei Tartari, si sta sulle montagne e non c'è nulla. Qui abbiamo Urbino da una parte, Fano dall'altra, Fossombrone in mezzo, Fermignano, cioè questo è un po' lo scrigno d'Italia per l'Asia. Immaginiamo quello che potrebbe essere, soprattutto per gli stranieri che si muovono in treno. Matera ha una ferrovia a scartamento ridotto che la collega con Bari, è diventata capitale europea della cultura. E Urbino non c'ha manco quella, Fanno ce l'ha, però non si fermano i treni. Se fosse, diciamo così, il terminale di una ferrovia verso l'interno, Fano acquisterebbe molta più importanza. Mi auguro che qualcuno sensibile ci sia, o ci sarà presto. Lucia, l'incontro di oggi può essere sicuramente un momento di riflessione anche con i cittadini stessi. Sì, l'incontro di oggi è uno degli incontri che la mia lista Fano Città Ideale ha organizzato e strutturato su uno dei temi portanti della nostra campagna, del programma, della nostra lista, ed è un tema che avevamo già nella stessa misura nel 2014, segno che dal 2014 a oggi non è cambiato nulla. È un tema che coinvolge la città ormai da più di un decennio ed è un tema particolarmente sentito perché si affianca in maniera naturale al tema della mobilità sostenibile e al tema della riduzione dell'inquinamento. Purtroppo Fano è legata al suo hinterland, al suo interno, all'intera vallata, soltanto attraverso le vie, le strade che sono a percorrenza su gomma. Noi sappiamo che nel prossimo futuro c'è una possibilità di sviluppo solo se il trasporto su gomma verrà trasformato in trasporto su rotaia. Quindi noi vediamo nella ferrovia Fano-Urbino assolutamente un asset
fondamentale per lo sviluppo economico, ma anche proprio per lo sviluppo sociale, per rendere più sostenibile la vivibilità e per rendere più facile l'accesso al centro. Immaginiamo una ferrovia che diventerà in realtà una metropolitana di superficie, come ci sono già in tante altre città, che renderà quindi molto più facile lo scambio e l'ingresso in centro di tutti gli abitanti dei comuni limitrofi, ma anche dei quartieri a noi vicini, che sono comunque quartieri di Fano e che sono costretti quotidianamente a muoversi solo con l'auto perché magari non hanno la facilità dei mezzi pubblici. Questa esigenza per Fano e per l'entroterra se ne parlerà con degli esperti, per cui oggi si entrerà un po' più nello specifico. Sì, oggi entriamo nello specifico avendo con noi degli esperti che hanno vissuto e vivono quotidianamente sulla loro pelle gli effetti benefici di una ferrovia che sostituisce una strada. Quindi tutto quello che loro ci racconteranno non sono ipotesi, non sono teorie, sono dati di fatto. E allora noi con amarezza, mi viene da dire, siamo qui che assistiamo a situazioni di altre regioni, di altre province che continuano a evolvere, a crescere, a migliorarsi e noi rimaniamo sempre nella stessa statica situazione. Mi verrebbe anche da dire che in realtà la volontà di non far decollare questa ferrovia è sicuramente una volontà politica. Una volontà politica di chi ha capito che la ferrovia sposterebbe il baricentro dalla Valle del Foglia alla Valle del Metauro. Quindi il baricentro della provincia inevitabilmente diventerebbero Fano e Urbino, i due poli. E mi viene anche da dire che forse se questa ferrovia invece di chiamarsi Fano-Urbino si fosse chiamata Pesaro-Urbino, sicuramente sarebbe già decollata e sarebbe già funzionante. Quindi noi ci batteremo, anche se questo sarà uno sviluppo sul lungo termine, ma mi piace dire che io non sono il sindaco che vuole assolutamente inaugurare, io vorrò essere il sindaco che lascerà a chi verrà dietro di me il piacere di inaugurare qualcosa. Quindi inizio oggi questo percorso che altri amici hanno già iniziato e mi piacerebbe poter portare avanti questo percorso per i prossimi anni assieme alla città. Il servizio pubblico deve diventare attrattività turistica? Certo che sì. Una linea Urbino-Fano, Fano-Urbino significherebbe un rilancio dell'economia legata strettamente al patrimonio culturale e artistico della nostra splendida vallata. Questa cosa ci deve far ragionare in maniera molto significativa, perché qui il vantaggio non è soltanto di tipo economico, ma è un vantaggio con una ricaduta sicuramente politica. Perché se davvero la Valle del Metauro avesse la sua ferrovia, pensiamoci, il baricentro della provincia si sposterebbe inevitabilmente sulla Valle del Metauro, perché numericamente siamo di più e perché abbiamo un'attrattività turistica, culturale, economica, sociale di ordine superiore. Allora, la questione treno non è così disgiunta dalla questione ospedale. Tutte le scelte politiche degli ultimi 20 anni sono state tutte inevitabilmente, inesorabilmente volte verso la centralità di Pesaro rispetto al resto della provincia. Quindi recuperare la nostra ferrovia, la dico nostra in realtà perché voglio dire Fano ne è l'inizio, significa recuperare un'identità, che è un'identità della nostra città come capofila di una vallata, che è un'identità che ha dei risvolti sociali di grande interesse, perché significherebbe permettere a tante persone della provincia di potersi muovere liberamente e di poter raggiungere Urbino per motivi di studio, gli studenti Fano per motivi scolastici, o semplicemente allontanare il traffico che tutti i giorni abbiamo sulle nostre strade, che intasa alle 8 di mattina, all'una e alle 8 di sera, muoverlo e quindi allontanarlo verso una direttrice sicuramente più favorevole, più comoda e più ecologicamente sostenibile. Danna, vista l'eventuale vicinanza anche con le abitazioni, ci potrebbero essere ripercussioni per quanto riguarda ad esempio il rumore?
Ma guardi, io ho visitato la ferrovia della Val Venosta e posso assicurare che i cittadini lì sono molto soddisfatti, anzi l'abbassamento del rumore oggi è possibile attraverso le nuove tecnologie e in più invece c'è il vantaggio della comodità di avere un servizio proprio vicino a casa, quindi questo non è un tema che sicuramente deve preoccupare i cittadini. Quello che deve preoccupare i cittadini è non adeguarsi a un trasporto moderno verso il quale stiamo andando, quindi un trasporto alternativo all'automobile o comunque che va a compensare quello che è il trasporto con l'automobile. Verrebbe utilizzata quindi secondo lei la linea? Ma ripeto, io ho avuto modo di visitare in due occasioni quello che sono riusciti a fare in Val Venosta e quei cittadini che all'inizio erano contrari proprio per una serie di motivi ma anche per la disinformazione di chi è contrario hanno non solo accettato ma oggi condividono e chiedono anzi un ampliamento del servizio proprio perché per esempio gli studenti, come è stato detto qui questa sera, hanno la possibilità di viaggiare gratuitamente perché si trasforma il trasporto pubblico in una esigenza sociale che è importante e fondamentale per ridurre il traffico su gomma. Ecco, questa è una delle battaglie che fanno Città Ideali e porta avanti ormai da anni, se non sbaglio. Sono sì, anche da prima di fare Città Ideale, anche personalmente io sono stato iscritto per tanti anni all'associazione Ferrovia Valle del Metauro perché credo che questa sia una rapina che ci è stata fatta, una delle tante. Ci hanno rubato l'ospedale, ci hanno rubato la ferrovia, ci hanno rubato tutto quello che c'era da prendere nella nostra città. Oggi è arrivato il momento di riprenderci qualcosa e penso che l'ospedale e la ferrovia siano due cose importanti e fondamentali per una città moderna. Quindi siete contrari alla proposta della pista ciclabile? Ma noi siamo favorevoli alle piste ciclabili. Le piste ciclabili vanno fatte sulla strada e non sulla ferrovia, anche perché la ferrovia, così com'è, ha un valore economico fondamentale. È un tracciato che è libero da impegni e quindi ha dei costi. Se si volesse comprare un tracciato come quello, oggi varrebbe veramente dei milioni e milioni di euro. Non si può regalare a chi che sia perché magari qualche privato o comunque qualche ditta vuole utilizzarlo per altri fini.